tornati qui oggi dopo essere stato questa settimana per cercare di fare un tuo serie di questioni sia individuali sia più generali. L'altra volta abbiamo potuto constatare che la Svizzera sta applicando un accordo di riammissione bilaterale con l'Italia nel 1998 che prevede la riammissione in Italia dei cittadini di Stati terzi via regolarmente soggiornanti che hanno fatto il progresso regolare. Questo accordo però a nostro avviso è illegittimo anche perché praticamente Schengen ma nel caso specifico non può trovare applicazione perché le persone che fanno ingresso in Svizzera manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale. Quindi sicuramente quantomeno dovrebbe trovare applicazione del regolamento Dublino, se poi si tratta di minori non potrebbero essere riammessi in Italia. Sono numerose anche le violazioni che abbiamo potuto constatare per parte italiana. Allo sbarco risulta non essere stato garantito il diritto di informazione e il diritto di sanzione da linguistica, non risultano essere stati dati come riguardo informazione sulla communication e sono stati denunciati casi di sottoscrizione coinvolte. Queste violazioni vorremmo provare a portarle all'attenzione delle istituzioni italiane e europee e parallelamente coordinare con tanti quali sono già qui per lavorare sui casi individuali. La situazione oggi rispetto alla scorsa settimana sembra essere un po' più tesa, c'è più affaticamento, oggi c'è stato un incontro con il prefetto che ha dato anche l'apertura.